Se mi freghi una volta la colpa è tua, se mi freghi la seconda volta però la colpa è mia. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un tema che mi sta molto a cuore, riguardo al quale ho preso delle fregature clamorose, che è l'amicizia. Mi pare che sia un tema abbastanza scottante per molti, infatti ho accennato su Stories che avrei fatto questo video e mi avete mandato tantissimi messaggi. Secondo me le delusioni in amicizia sono anche a volte più dolorose di quelle in amore, perché mentre in amore a livello sentimentale può dipendere dai gusti, cioè piaccio o non piaccio, quando si tratta di amicizia è veramente la tua persona che in qualche modo viene rifiutata ed è particolarmente doloroso. Per non dire umiliante a volte, secondo me, specie con quelle persone a cui tu veramente offri la parte migliore di te nel tentativo di diventare amica di queste persone assolutamente ti rifiutano. Lo trovo anche un po' brutto, meschino da parte loro, insomma. Vi cito una tipologia perché sicuramente secondo me queste tipologie le avete incontrate tutti nella vita. La prima è la persona che ti parla alle spalle. Io per esempio ho avuto quella che ritenevo una carissima amica che andò a parlare male di me a un mio ex per farci lasciare. Come riconoscere le persone che parlano male di te alle tue spalle? Di solito parlano male degli altri a te. E quindi un conto è se avete un, tra virgolette, nemico comune o una persona che veramente vi ha fatto qualche torto e ne parlate male tra di voi. Ma un conto è quando lei senza alcun motivo viene da te e ti racconta cose negative a proposito di persone che ritenete amiche o comunque che ritenete nella vostra cerchia. Ho notato che tutte le volte che questo è successo, la persona non si limitava a parlare male delle altre a me, ma parlava male anche di me alle altre. Cioè, questo parlar male era il suo modo per tessere una sorta di rete di finte confidenze, cioè io con te mi apro e con te sparlo delle altre persone, così tu a tua volta ti apri perché pensi che io sia tua alleata, sole contro tutti e quindi insomma poi posso usare queste cose contro di te, che è una cosa bruttissima. La seconda tipologia di delusione, che è forse quella che mi ha fatto ancora più male della prima, è quando le amiche ti escludono. E questo mi è capitato tantissime volte e l'esclusione, il sentirsi escluse o rifiutate è un sentimento bruttissimo. E io, proprio perché so quanto questo sentimento è brutto, cerco sempre di essere inclusiva e non esclusiva. Tra l'altro lo ritengo anche un po' un segno di immaturità, perché non c'è effettiva ragione di escludere una persona a meno che tu non ti senta minacciata da questa persona in qualche modo. Un po' come quando presenti una tua, cioè presenti due amiche nel tentativo appunto di invogliare all'inclusività e poi quelle ti escludono a te, che è un'altra cosa bruttissima. Quindi sappiate se avete avuto questo tipo di esperienza, io vi capisco assolutamente, ma ritengo che le persone che tendono a escludere lo facciano perché abbiano dei problemi loro e non che siate voi il problema. Terza tipologia di delusione o comunque di amica negativa, tra virgolette, è quella che ti dà continuamente delle sole, cioè in romano sola è fregatura e quello che intendo è ti dà buca all'ultimo momento, dice che fate delle cose insieme e poi non le fate, rimanda continuamente i vostri appuntamenti, dice di chiamarvi e poi non vi chiama, non vi risponde ai messaggi, è una persona totalmente inaffidabile, quindi se dovete basare il vostro sentimento di amicizia su una persona che è così inaffidabile, riconsideratelo perché è un segnale che vi manda di poco interesse. L'ultima tipologia di persona è quella che più che farmi rimanere male, e mi fa rimanere male ovviamente, mi fa veramente cadere le braccia. Ed è quella persona che inizialmente si dimostra interessata a te. Dopodiché ti giudica secondo i suoi personalissimi parametri, un po' snob, oserei dire, e quindi se tu non aderisci perfettamente al tipo di gente a cui lei ama accompagnarsi, non importa quanta amicizia disinteressata tu possa offrirgli, non importa quanto tu sia gentile, non importa quanto tu sia una persona corretta, carina, divertente, con cui passa bene del tempo, tu automaticamente sei una persona di serie B ai suoi occhi e quindi sei tagliata fuori dalla sua cerchia. Non c'è una ragione effettiva tua di personalità, perché anzi, tutte le volte che vi vedete o che vi siete visti, siete andati super d'accordo, avete un sacco di argomenti in comune. Ma è proprio un scusa, devo dare priorità a delle persone che rappresentano di più il tipo di cerchia sociale a cui voglio appartenere, che io trovo una cosa brutta.
bruttissima, veramente, non lo so, segnale proprio di poca empatia, intelligenza emotiva, non la comprendo questa cosa. E mi è capitato tantissimo in alcuni ambienti intellectual chic, chiamiamoli così, quindi per alcuni ambienti, nonostante la mia facilità a fare amicizia con alcune persone, il modo in cui ci trovavamo, non si riusciva ad andare oltre a un certo livello perché non era considerata adeguata, abbastanza snob come loro, secondo me, però abbastanza cool, abbastanza nel giro e abbastanza connessa per essere una parte delle loro amicizie. Da qui deriva il mio odio per tutte le cerchie sociali, cioè se tu fai parte della cerchia alla quale le persone non possono appartenere a meno che non siano A, B, C, D, io ecco, automaticamente non sei il mio tipo di persona. A questo punto, cosa fare se incappate in una di queste tipologie di persone? Poi queste sono quelle che mi sono venute in mente, ce ne saranno tantissime altre. La prima cosa che potete fare, che è consigliabile secondo me in tanti casi, è silenziosamente trarre le vostre conclusioni, perché le persone vi mandano messaggi con quello che fanno, non con quello che dicono. Quindi se una persona vi dice sì, sei la mia fantastica amica, poi non vi chiama mai, oppure parla male di voi, oppure sapete che magari non vi ha incluso in quella o quell'altra occasione, non è presente per voi quando avete bisogno, cioè traete le vostre conclusioni. È una persona che non è interessata a voi e non sa come dirvelo, a volte non c'è bisogno neanche di dirlo, è abbastanza dignitoso per voi e per quella persona far semplicemente spegnere questa amicizia, allontanandovi, ma non allontanandovi rancorosi, ma allontanandovi, ok, ho tratto la conclusione che è un po' come se tu mi avessi detto guarda, in questo momento non ho tempo, non sono interessata, eccetera, eccetera, e ok, lo accetto, non è colpa di nessuno, d'altra parte, non essere interessati a un'altra persona. L'altra cosa che potete fare, che io faccio in alcuni momenti e vi dirò anche il perché, è quella di affrontare l'altra persona. Affrontare l'altra persona non attaccandola, perché attaccandola, a parte l'altra persona si mette subito sulla difensiva e voi passate dalla parte del torto, quindi assolutamente non tirate fuori nulla di buono, ma semplicemente comunicando come questa persona vi sta facendo sentire, cioè lasciando che questa persona riconosca che il suo comportamento ha degli effetti sui vostri sentimenti. Vi mette in una posizione di debolezza? Sì, se siete una persona che ha paura di sentirsi vulnerabile, io non lo sono, ma comunque non c'è nessun male ad essere vulnerabili, anzi, significa essere in contatto con i propri sentimenti e non vergognarsene. Ma l'altro effetto è che mette l'altra persona in posizione di doversi sentire responsabile delle proprie azioni. Quindi, se una persona ha parlato male di voi alle vostre spalle, o se una persona inizia ad escludervi, o se una persona non vuole, nonostante la vostra sincera offerta di amicizia, che voi facciate parte del suo giro esclusivo, io spesso l'ho fatto notare. Come condividere i propri sentimenti e le proprie reazioni a queste cose fa bene anche all'altra persona, perché se è un comportamento che ferisce gli altri, del quale questa persona non si era accorta prima, magari eviterà di rifarlo in futuro. Detto questo, come evitare delusioni di questo tipo? Secondo me imparate a interpretare le persone che avete davanti, ma soprattutto chiedete alle persone quello che possono darvi e non di più. So che ci sono delle persone che possono darvi un certo tipo di valore, per esempio la persona con cui so per certo che mi diverto, ma con cui so che non posso, a cui non posso rivelare un segreto perché lo andrebbe in giro a dire. C'è l'altra persona, che ha gli sbalzi d'umore, quindi so che se un giorno mi dà una risposta del cavolo, non è colpa sua, nel senso che, poverina, è fatta così, così come io, i miei difetti, e quindi ci sarà il giorno sì e il giorno no. Quindi una soluzione è questa, l'altra soluzione è allontanate le persone che sono negative e tossiche per voi. Quindi proteggetevi, parlate se avete voglia di parlare, allontanatevi se avete voglia di allontanarvi, non c'è una regola, così come non c'è colpa nel non essere amici di una persona, però secondo me bisogna avere cura dei sentimenti degli altri e quindi la gentilezza non passa mai di moda. E soprattutto le cattiverie gratuite sono intollerabili. Ultima ciliegina sulla torta, tante di queste persone che negli anni ho allontanato perché si erano comportate molto male,
Guarda caso, ultimamente sono riemerse con messaggi, con chiamate, con messaggi su Facebook, chiedendo di riallacciare i rapporti, e però onestamente, com'è che dice il detto shame on you if you fool me once, shame on me if you fool me twice? Quindi se mi freghi una volta la colpa è tua, se mi freghi la seconda volta però la colpa è mia. Adesso sono curiosa di sapere le vostre esperienze in fatto di fregature, in amicizia. Sentitevi liberi di fare i vostri rant qua sotto e condividere i vostri momenti più bassi con le persone più meschine che avete incontrato e non frequentatele più. Intanto io vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, sul mio blog, ma che davvero, su Facebook e di iscrivervi al mio canale. Intanto grazie e alla prossima!